Allora, stasera facciamo il video sui rossetti della stagione, i rossetti della cantina Gilmore. È un video che ha fatto Federica Loi e insomma, così lo faccio pure io. Ispirata da lei, lo faccio pure io. Allora, io ho suddiviso i rossetti della stagione in tonalità di colore. Qualcuno lo proverò, non tutti come ha fatto lei, perché poi alla fine mi annoio a provarli. E appunto li ho divisi per categorie di colore. Allora, ci sono in realtà dei rossetti, ma secondo me siamo. Ma sono a fuoco? No. Andiamo bene. Ci sono dei rossetti che in realtà usiamo, cioè secondo me in tutte le stagioni, che sono i nude e i rossi. I nude sempre, per quanto mi riguarda sempre. Bellina, io sono a casa con il pile. Questo per dire che prima di struccarmi, è sera e prima di struccarmi ho deciso di fare il video. Ho il pigiama, sì, decisamente non sono col tacco 12. Quindi i nude io li uso tutto l'anno e anche i rossi con base blu. Ho lasciato stare i rossi con i rossi aranciati perché quelli effettivamente d'inverno non li uso, li preferisco in primavera e estate. Allora, per quanto riguarda i nude, facciamo una rapidissima carrellata di quei tre che diciamo che. Questo è il primo che vi mostro, lo uso poco e lo sto riprendendo in mano adesso con i video dei trucchi della settimana. Mi si è incollato un occhio, delle ciglia spostate che mi stanno attaccando le palpebre, che è il numero 52 di Essence in the Nude. Forse così. 1, 2, 3, prova, fregatevene. È il 52 di Essence in the Nude che tanto conoscete tutte, questo nude rosato che ha per quanto mi riguarda pochissima pigmentazione, non mi piace, non lo ricomprerei mai, però appunto ogni tanto, scusate, mi giro le maniche perché mi stanno dando fastidio, ma che appunto ce l'ho, lo devo utilizzare, ogni tanto lo faccio girare. Poi un altro di Essence che non mi piace, è un bel prodotto per molte, ma sulle mie labbra questo colore non va assolutamente bene, che è appunto lo Stay Matte, il Soft Nude. Ripeto, su di me non va bene perché questi colori sulle mie labbra difficilmente non finiscono dentro le rughette, non mi fanno proprio i segni laterali, molto molto difficilmente. Uno che, diciamo, tra i nude che ho, quello che preferisco è lo Smart Lipstick di Kiko che riesco a tenere abbastanza sotto controllo ed è il 901. Perché stasera non mi vuoi dar retta? Da quando ho cambiato la luce stiamo facendo delle schifezze. Comunque il 901 che è appunto questo nude qui che boh, è molto molto carino, non. L'ho utilizzato infatti anche abbastanza. È un colore un pochino più chiaro delle mie labbra. Sta cadendo tutto. A me i nude piacciono effettivamente. Mi piacciono quelli che vanno un pochino quasi a mortificare le labbra, che le schiariscano un pochino. Li preferisco così. Ve li ho già fatti vedere, quindi non sto qui a provarli perché tanto insomma li conosciamo. Invece rossetto dedicato all'autunno-inverno per quanto mi riguarda è questo qui, che è un rossetto di Kiko della collezione Lavish Oriental che io ho preso, contrattempo, quindi della collezione Lavish Oriental ed è il numero 05 che è il Dark Salmon. Ovviamente questo è un colore, cioè era un'edizione limitata e quindi non c'è più. Che è questo color tra un carne scuro e un po' mattonato. Questo ve lo provo e ve lo faccio vedere. Eccoci qui. Allora, il colore è questo qui, quindi è questo color appunto questo mattonato. Che io vi faccio vedere anche qui. Ed è lui, ed è un rossetto matte. Ha una buona tenuta, una lunga durata e
Ovviamente col passare delle ore va necessariamente, come tutti i matte, a seccare le labbra. Poi passiamo alla categoria dei rossi. Allora, ripeto, io ho scartato i rossetti con quelli aranciati. E ho tirato fuori soltanto dei rossi in base blu, come ad esempio, anche qui non ve li faccio vedere tutti, però per dire, come ad esempio questo qui, che dovrò riutilizzare, cioè dovrò tirare fuori con la costanza della settimana, nelle prossime settimane, ed è un rosso della collezione di Essence, la Home Sweet Home, il numero 01, ed è un rossetto a lunga tenuta, un rossetto long lasting, che pur avendo il packaging simile, uguale insomma a quello degli altri rossetti della linea permanente, nulla a che vedere con quei rossetti per quanto mi riguarda, perché è veramente un ottimo rossetto. Come sempre capita, appunto, Essence si riserva i prodotti migliori nelle edizioni limitate e poi sparisce, cioè non fa più uscire prodotti di quella portata, di quella qualità. Poi c'è il long lasting di Kiko, della Colors in the World, che è un rosso in base blu. Allora, opaco, a lunga tenuta, con però quasi l'effetto di, secondo me ha quasi l'effetto di rimpolpare le labbra, e ha delle iridescenze sul fucsia, non so proprio come spiegare, che poi sulle labbra effettivamente non si notano. Allora, questo è quello di Essence, questo qui, dove sta inquadrando Alessandra qui? Questo qui, forse da qua si notano un pochino, delle iridescenze un po' bluastre, come se avesse dei micro glitter fucsia all'interno, ma proprio una cosa che non si nota praticamente, perché altrimenti io non l'avrei mai potuto mettere. Questo è un rossetto che a me piace moltissimo, anch'esso naturalmente tende alla lunga ad andare a seccare le labbra. Però a me piacciono lo stesso, anche perché come questo io ora riesco a parlare senza avere il problema di avere paura che il rossetto sbavi. Quindi io li trovo molto confortevoli. Cioè, su di me che sono una pasticciona con i rossetti, io li trovo molto, molto comodi. Poi un rosso di cui vi ho parlato bene spesso. Vabbè, non lo inquadra ragazzi, oggi non fa niente. È uno dei rossetti della linea base di Elfa, 1,70 euro, ed è il rosso che si chiama Fearless, che è lo stesso è questo qui. Questo è proprio super classico rosso anni 50, come lo chiamo io, che è assolutamente un rossetto splendido. Il fatto che costi 1,70 euro non vi deve far pensare, oddio, sarà una cagata. Questo è un rossetto stupendo, con una durata altissima, che secondo me dovrebbe essere nella collezione di tutte le amanti dei rossetti rossi in particolare. Non tutti i rossetti di questa linea sono altrettanto fantastici, ma questo io ve lo consiglio proprio senza paura, appunto, Fearless. Un altro prodotto che vi ho già fatto vedere, sempre tra i rossi, è il 547 di Maybelline, il Pleasure Me Red, che è un rossetto datato che io appunto do diverso tempo, che è un pochino più scuro. Ed è questo qui. Quindi questo è lo stesso per me, assolutamente fantasticissimo. Mi sa proprio di, anche questo mi sa tantissimo di film anni 50, mi sa proprio di eleganza, mi piace moltissimo. E questo lo stesso, sono già riuscita a rispolverarlo nell'uso consapevole del make-up ed è stupendo. E poi,
Un altro rosso in base blu è questo prodotto qui, di cui io penso di non avervi mai parlato e che ho usato una volta soltanto, quindi prima o poi durante questa stagione verrà decisamente riproposto, cioè devo imparare ad usarlo. Ed è il Color Stay di Revlon, un rossetto liquido, il Color Stay Ultimate Liquid Lipstick, ed è il 50 Top Tomato. Ma che si vede? Fregatevene. L'avevo preso perché appunto c'era una promozione. Prendendo uno di questi avevate cioè si poteva acquistare il Color Stay, il fondotinta ad 1 euro, a fronte di 20 più o meno che ne costa, direi che non me lo sono lasciata sfuggire. Tuttavia l'ho utilizzato una volta soltanto. A me l'idea del rossetto liquido non mi piace, l'ho capito, non ne comprerò più perché proprio non mi ci trovo bene. Pensavo fosse un gloss, invece la cosa che mi è piaciuta è che sia veramente un rossetto liquido. Dato che io ho il contorno labbra poco definito, io con i prodotti liquidi mi trovo molto in difficoltà. Allora, è un prodotto che si può stratificare, questo qui, che si può stratificare molto facilmente, quindi è molto meglio di un gloss perché, come vedete, è decisamente pigmentato, e che appunto poi una volta stratificato diventa un vero e proprio rossetto. Tra uno strato e l'altro, ovviamente, bisogna aspettare del tempo, bisogna aspettare che si asciughi e poi diventa opaco, quindi questo lo rende un buon prodotto. Io non lo uso semplicemente per pigrizia. Pigrizia. Al suo interno ha dei glitter fucsia che però una volta applicato, per fortuna ho sporcato tutto, non si vedono. E adesso provo a provarlo. Perché non metti a fuoco oggi? Che palle. Lo provo e ve lo faccio vedere. Questa è una passata, ovviamente non sto attenta ai bordi perché non me li devo togliere, quindi non mi interessa. Quindi questa è una passata, la faccio asciugare. E questa invece è la seconda passata che ora sta asciugando. Secondo me questo prodotto è facilmente assimilabile ad una tinta per labbra. Ora è ancora quasi un pochino appiccicoso, però poi si asciuga e non lo sentite più, insomma, sulle labbra. Il fatto di averlo... L'ho messo una schifezza. Comunque, sicuramente lo tirerò fuori. Ve lo faccio rivedere. Quindi il Color Stay di Revlon, Color Stay Ultimate Liquid Lipstick, costa intorno ai 12-13 euro. Lo riproverò sicuramente. Cioè, lo riproverò. Lo proverò. Quindi inizierò effettivamente ad utilizzarlo. E ne parleremo in maniera più approfondita nel corso della stagione. Un po' appiccicando, non ho capito. Vabbè, comunque bello però, vero? Non è male affatto. Poi, per quanto riguarda i rossi, allora il prossimo è di Wycon, però questo ve lo faccio vedere. Eccoci qui. Allora, questo qui è di Wycon, dicevo, ed è della linea Sublime Matte, il numero 8. No, 616, quindi 616. Vabbè, 616 comunque. E il colore è questo qui. Dunque, è un colore un po' strano forse con queste luci, non lo so. È un misto tra un rosso e un fucsia, appunto un matte. Questo più o meno il colore, e questo qui più o meno appunto il colore sulle labbra, messo un po' così alla bene meglio, diciamo. Quindi anche questo è non ha una resistenza, una durata estrema questo, però appunto già si è appiccicato per bene alle labbra e io li trovo, vi ripeto, estremamente confortevoli. Per quanto vadano a seccare le labbra, prendo salviette intanto. Per quanto vadano a seccare le labbra, però comunque il fatto di non sentirle addosso per me, almeno nelle prime ore, è una goduria estrema. Dopodiché arrivano i due
I due, come li chiamate? I due hanno un nome però, non li chiamiamo i rossetti di Kate Moss, però si chiamano Long. Come caspita li chiamate? Uno, Lasting Finish, esatto. I Lasting Finish, e io ho questi due, vi sto scassando le palle io praticamente con questi colori, e sono della linea lucida lo 09, della linea matte il 107. Me li metto così, giusto per farveli vedere, ci metto più tempo io a metterli che voi, non voi, a vederli. Allora, lui è lo 09, questo bellissimo ciliegia, con il finish lucido, molto comodo, molto, molto confortevole, molto bello da... ci sono effettivamente... vabbè. A parte le luci, ok, ci sono effettivamente delle differenze tra come appare qui e come poi va sulle labbra di ognuna di noi, ovviamente. Quindi questo è lo 09 e invece questo qui è il 107. Questo appunto è matte ed è questo colore qui che sto indossando. Come non innamorarsi di questo? È veramente bellissimo. Andiamo avanti. Passiamo poi ad un'altra categoria che è quella che noi tutti definiamo i malva, colori che bene o male insomma vanno bene in tutte le stagioni, colore come questo, dunque io ho preso tre rossetti che hanno tre colori, due praticamente uguali e uno molto molto simile. Quello che ho indosso, ecco, questo è un colore... che le più direbbero sono quelli portabili tutti i giorni, carini, che metti così, ti tieni in borsetta. Ecco, questi sono i colori con cui io non riesco molto a vedermi. Non lo so, è come se, non lo so, come se mi invecchiassero un po', forse perché, non so, nella mia testa il pensiero del rossetto è o nude oppure su tutti i toni dei rossi fino a quelli proprio scurissimi. Quindi non so, è un periodo in cui non riesco a vedermi con i malva. Allora, quello che ho indosso, per la precisione, è sempre uno Smart Lipstick ed è il numero 913 ed è appunto questo qui. Che io vi swatcho qui, quindi un normalissimo cream. Ed è appunto questo qui che io ho addosso. Quindi il 913, tra l'altro io non ho comprato, sono una di quelle che non compra e non comprerà il 914, che va tanto di moda e per cui tutte impazzano, perché non so poi come mi stia addosso, perché ho visto che c'è a chi vira verso il fucsia, a chi sta molto più come viola scuro, non lo so, però visto così non mi ha fatto impazzire e non lo comprerò certamente per moda. Un colore che è praticamente uguale è questo qui di Elf. Allora, questo è il Mineral Moisturizing Lip Tint di Elf nel colore Rose, molto più sheer, molto più tipo i glossy stilo di Kiko, che sulle labbra fa praticamente lo stesso effetto. Ovviamente questo è cream ed è molto più coprente, questo qui è molto sheer, però effettivamente mettendo poco di questo qua di Kiko danno praticamente lo stesso effetto. Un altro di Elf, sempre della linea base, quindi quella di 1,70 euro, è il Gypsy. Il Gypsy è sempre questo tra il malva e il violetto, diciamo. Questo è un altro colore che secondo me è un matte, almeno sulle mie labbra è un matte, ma poi insomma si vede la differenza tra uno piuttosto sheer, questo qui cremoso e comunque dal finish lucido, e questo qui che invece non brilla e che appunto sembra molto più scuro. Visto così, invece, poi sulle labbra effettivamente risulta molto, molto, molto delicato. Quindi, insomma, sono questi qua i malvini, diciamo, i ciclamini, i malvini che a me non mi fanno impazzire. E andiamo avanti. Una volta superati i malvini, entriamo nella fase dei viola e dei, come si può vedere, questo è un color viola. Dunque, io ho visto ieri in profumeria la matita Invidia, se non sbaglio, di Neve, ma secondo voi le somiglia un po'?
Perché ora come l'ho messo mi è venuta in mente Nvidia, però non avendola e non intendendola comprare perché non mi piace sinceramente, mi è venuto in mente questo colore qui. Anche questo fa parte, come il Dark Salmon di cui vi ho parlato prima, della Lavish Oriental di Kiko, e questo è lo 06 invece, che appunto come l'altro non c'è più e che vi faccio vedere qui. Quindi sempre questo è un bel viola, io non so veramente neanche com'è. Ecco, questo è un colore che io assolutamente non so. Non so assolutamente descrivere. So che è un viola che tende al boh, viola, lilla, non lo so. E che fa l'effetto cadavere. Quindi io lo definirei così, un viola un po' effetto cadavere. Sempre long lasting, sempre matte, come appunto era penso tutta la linea di questi rossetti. Io avevo solo questo, quindi non, cioè io ho solo questi due, quindi non so poi gli altri. Ok, andiamo avanti. Allora, questo è il rossetto, punto interrogativo, il rossetto forse della categoria. Dunque, è un rossetto della Sien, la marca che vendono da Lidl, ed è questo colore qui che io ho comprato la scorsa primavera, presa dall'uscita di questa collezione. Prodotti Sien per me sono totalmente bocciati, cioè mi fanno orrore. E ho preso, non contento, ho preso pure tutti i rossetti, tra cui questo viola qui, che io ho soprannominato immediatamente Beverly Hills 90210, ignara del fatto che l'inverno successivo sarebbe arrivata l'ondata anni 90. Questo è un colore che adesso va moltissimo, cioè va moltissimo, che si può portare anche senza vergogna, diciamo. Allora, il problema di questo è il numero 11, che si chiama Purple Dream. Qualcuna di voi ce l'ha sicuramente, magari a qualcuna può piacere. Sono rossetti che costano 1,99 euro o 2,99 euro, non mi ricordo. Il problema di questo rossetto è che, come vedete già da qui, non ha un'ottima pigmentazione, è molto cremoso e non è omogeneo. Infatti, da qua non si nota, però già soltanto facendo così, guardo qui perché lo specchio, il rossetto si sposta. Quindi è un rossetto del forse, nel senso che il colore è assolutamente invernale, lo potrei usare, non so se lo userò effettivamente perché non mi piace affatto la resa. Comunque, come colore lo posso inserire solo nei rossetti invernali e quindi così ce l'ho inserito. Ed infine arriviamo ai due rossetti più... a furia di togliere, levare, mettere, levare con salviette struccanti sono diventata rossissima, qui mi si è arrossata un sacco la pelle. Vabbè. I due rossetti sicuramente più difficili da applicare, che sono gli ultimi due che ho preso e che sono i colori che preferisco insieme ai rossetti di Kate Moss che abbiamo visto prima, il Kiko della collezione Dark Heroine, che è il Palpi Plum, è del numero 1. Che è questo qui, eccolo qui, un rossetto cream, molto cream, veramente moltissimo, molto confortevole, però effettivamente impossibile da applicare senza una matita. Io l'ho messo, infatti l'ho messo stortissimo, giusto così per metterlo. Un colore prugna scuro. Il colore è bellissimo, avrei preferito sinceramente un'altra formulazione. Io non sono fan delle formulazioni così lucide, così cream, perché appunto con il mio contorno labbra, anche la matita trasparente ha difficoltà a mantenermi il contorno delle labbra. Più che altro mantiene il rossetto all'interno dei bordi, però io ho proprio difficoltà a stenderlo. Mi serve la guida di una matita, infatti mi devo procurare una matita che stia bene sia con questo qui, quindi il Palpi Plum della Dark Heroine, che con lui, l'oscurissimo della mia collezione, che è invece il rossetto della Digital Emotion di Kiko, che è il Bold Rouge Noir, il numero 6, che è un altrettanto prugna con un po' di marrone scurissimo, che è veramente bellissimo. Ora ve lo metto qui. E accanto vi metto invece, l'ho già tolto, ma vi metto il Palpi Plum per farvi vedere le differenze, che non sono poi tantissime. Insomma, allora, questo è il Palpi Plum,
quindi quello che avevo addosso prima, e questo qui invece è il bold rouge noir, che è più scuro. Hanno due, come si dice, due texture molto simili, quindi entrambi sono lucidi e molto 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 cremosi, ecco perché è abbastanza difficile applicarli per me, che sono abbastanza schiappa a mettere i rossetti. Infatti, vabbè, meglio che non mi avvicini perché veramente è una cosa mostruosa. Però sono dei colori bellissimi, quindi vedete, non ci sono tantissime differenze. Questo è più amaranto, questo è sicuramente più scuro, più vinaccia scuro. E sulle labbra sono veramente bellissimi, però certo azzardati, non sono proprio colorini che piacciono a tutte, che tutte si metterebbero, però a me fanno veramente impazzire. Urge una matita assolutamente che possa utilizzare con entrambi i colori perché sono troppo cremosi, ripeto, io li avrei preferiti più tendenti al matte, più long lasting. Non sono due rossetti long lasting, quindi io li ho utilizzati, sono andata a cena, eccetera, li ho senz'altro riapplicati perché mangiando ovviamente il rossetto se ne va. Dal centro delle labbra si vede che se ne va e quindi vanno assolutamente riapplicati. Ma d'altronde, dunque, su quelli della Digital Emotion non c'è scritto che hanno, cioè non millantano una lunga durata o altro. Mentre sicuramente entrambi vantano un'altissima pigmentazione, questo è verissimo perché scrivono subito, sono molto pigmentati. Per questi qui della Dark Heroine invece effettivamente c'era scritto che avevano una lunga durata, ma non ci credete perché non è vero, non è vero. Un rossetto così cremoso, difficile penso che abbia una lunga durata. Bene, io e la mia mano vi salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto, se lo volete fare fatelo molto volentieri, io lo guarderò.